Fabrizio, chiama da Ancona. Però tifoso del Napoli. Ciao. Ovviamente. Ci sentiamo, ci capiamo soltanto dal buonasera. Esatto, però io ho delle dimostranze da fare verso di te. Io sono qua a disposizione, la faccia ce la mettiamo sempre, non abbiamo paura di niente e di nessuno, dimmi tutto, no, dico io. Non devi avere paura, non fare sempre le cose alla grande. Non ti preoccupare, falle tu le cose alla grande, cosa hai, no, dimmi, cosa vuoi, giovedì sera a mezzanotte e mezza, vai, parla. A mezza perché? C'è il problema d'orario? Non c'è problema, mi puoi chiamare quello domani mattina alle 9. Chiamare in privato, non è il problema. Abbiamo paura, chi sei? Presentati, no, vai, cosa vuoi? Allora, l'unica persona seria che c'è è quella a fianco. E tu chi sei, scusa, come ti permetti di parlare di persone serie, ma neanche ti conosco, mettici la faccia, nome e cognome e poi parli. Ma non c'è chi problema, sei? Cosa vuoi? Parla, cosa vuoi? Non atteggiare però. Non mi atteggio, parla, 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 cosa vuoi? Tu sei un ruffiano, sì. No, che parli dalla mattina alla sera di Juve, Inter e Milan. Ma chi sei? Innanzitutto, Inter, allora amico Milan, mio, fermati un attimo. Innanzitutto così parli a tuo padre o a tua nonna se ce l'hai. E innanzitutto calmati, il ruffiano lo dice a tuo padre. Punto primo, stai calmo, devi stare calmo, ruffiano lo dice a qualcun altro. Se vuoi parlare con educazione, parli con educazione a casa mia, così non parli. Devi solo tacere. Se vuoi fare il napoletano lo fai a casa tua, qua non lo fai. Cosa hai da dire? In mezzo alla napoletana, tu sei un pecorale da Avellino. Sono orgoglioso di essere un pecorale di Avellino. Cosa hai? Io non metto in mezzo alla famiglia. Allora cosa vuoi da dire? Ruffiano, a chi lo dici? A chi lo dici? Vai. A te, tu sei un ruffiano. Praticamente tu anche durante le trasmissioni che fai? Praticamente affetto per una palla a 30 secondi del nave e ci ridi anche sopra. Ma cosa stai dicendo? Ma cosa dici? Ci sono le trasmissioni che ma parlo. Cosa dici? Il problema è che tu stai ridendo la città di Napoli, non io. Con Radio 24 hai fatto le risatine, pure su un mercato, non ti vergogni. Ma di cosa parli? Ma tu sei un frustrato. Tu sei un ruppiano. Sei un frustrato, sei un frustrato. Anni, Inter e anzi Juve, Inter e Milan dalla mattina alla sera e stai parlando a Petrolo 30 secondi del Napoli. Oh. Vergognati, sei un ruffiano, c'è uno zerbino, fatti la croce, bravo. E vai con Dio in pace, sei un ruffiano, okay. Vergognati, lo sai qual è il problema di Napoli? Rimani lì. Tu il problema di Napoli? Io sono di Avellino, ora hai detto che sono pecoraro di Avellino, adesso dici che sono... Non metti i napoletani in mezzo. No, li metto te. Tu? I napoletani come te. Non li mettere perché fai un erbumbascio e non li metti. No, i napoletani. Tu offendi sempre là. Tu parli di Napoli se si rubano l'orologio. Non parlo mai di Napoli se non si prende un baciatore. Vergognati. Ma di cosa fai? Io ti vedo tutte le sere. Cambia canale, la gente che te non la vogliamo, la gente che non la vogliamo. Io come te, le faccio a me. E perché mi guardi tutte le sere se dici che ne fai a me? Se una persona seria e non gli dai nemmeno la possibilità di parlare del Napoli, gli dai 30 secondi per parlare, 30 secondi. Ma cosa dici? Vergognati. Allora, Napoli, aspetta un attimo, senti, come ti chiami? Io mi chiamo Patrizio. Cosa fai nella vita? Spiegami un attimo. Io sono operaio. Ok, allora senti un attimo. Ti dico una cosa, scaletta di questa sera, secondo titolo, Napoli, agenti Pepe, no, a Di Maio. Aspetta, non fare... Secondo titolo Napoli hai fatto parlare 15 secondi. Ma che pensi che dormiamo? Ma a me non mi interessa. Secondo titolo... Ascoltami, a me non mi interessa. No, tu fai la scaletta. Il problema dei napoletani è che tu rappresenti male secondi. Napoli. Se la Juve perde, e vabbè. Se la Juve vince... Ma cosa? Se compra, che ti devo dire, Trambambina, va bene. Se il Napoli compra, IMS, non va bene. Perché non va bene. Deve comprare a Trambambina perché va bene la Juve. Vergognati. Tranne a Fredo Petrulla, che non lo fai parlare. Non gli dai 30 secondi. A Fredo, parla del Napoli, 30 secondi e lo liquidi. Vergognati. Lo